pagati per fare questo. Un spettacolo. Eccoci qua, pronti per una nuova puntata, un nuovo contenuto. Abbiamo oggi, parliamo di busking, quindi la parte tecnica. Se volete sapere tutta la parte sul mio approccio teorico-filosofico al busking, perché lo faccio, eccetera, eccetera, vi rimando al video precedente. Questo invece è un video più tecnico, più, diciamo, pratico. Ecco, allora, andiamo subito a vedere. Ricordo, ripartiamo dal presupposto che ci sono due tipi di busking, quindi di artisti di strada. Quelli che di solito cantano e suonano sono quelli che sfruttano più la gente di passaggio e quindi sfruttano, salutiamo le macchine, sfruttano il passaggio, lo struscio, come si dice, quindi si mettono nei centri storici, sulle vie dove c'è struscio. Mentre invece ci sono altri artisti, come per esempio i giocolieri, i clown, i mimi, i danzatori, che hanno bisogno di fare il cerchio, hanno uno spettacolo di 15-20 minuti, alla fine del quale passano col cappello chiedendo i soldi. Ora, io sono forse, non lo so, magari mi sbaglio, però forse sono un po' diverso dai normali busker che fanno per strada, che quindi, diciamo, cercano lo struscio, perché io cerco proprio di fare il cerchio. Perché? Perché essendo in partenza un attore, essendo in partenza un animatore, un imitatore e un comico, per me avere le persone fisse è molto meglio, nel senso che ovviamente io poi comincio a giocare con tutti e quindi questo mi porta ad avere una resa molto maggiore, sia a livello di energia di persone che di spettacolo, che ovviamente economica. Ma partiamo dalla prima fase, attrezzatura e setup. Allora, io vivendo in camper, come potete vedere, non posso portare grandissime cose, però ho una tecnica che mi piace molto, quella del monopattino. Io ho un monopattino elettrico sul quale carico il mio trolley con dentro la cassa, che ho una Bose S1 Pro, il modello precedente, che è un classico, insomma ce l'hanno quasi tutti i busker, perché è una cassa favolosa per chitarra e voce, è perfetta. Abbastanza leggera, la batteria dura, pompa come una dannata, quindi si sente bene anche in spazi molto molto ampi. Quindi io carico quella sul monopattino, ho il mio la mia asta che appunto appendo sul manubrio del monopattino, la chitarra ovviamente allacciata come uno zainetto, no? nella custodia morbida, semirigida, la allaccio così e vado. Quindi con questo setup io posso parcheggiare magari anche un pochino distante rispetto a dove suonerò, e col monopattino poi raggiungere magari anche con una ZTL, magari anche dentro una zona pedonale, con il monopattino sfreccio e arrivo tranquillamente sul posto. Questa è la mia attrezzatura. Uso un microfono Behringer, insomma cavi, cosa, adesso non vi sto a raccontare. La chitarra è una Richwood, che mi piace tantissimo, suona veramente veramente molto bene. Vediamo se si vede, beh, insomma si vedrà, eccola qua, insomma a me piace tanto. È una chitarra molto bella, non costa manco tantissimo, e tutti gli amici chitarristi seri che l'hanno provata mi hanno detto: ammazza, suona come la mia Gibson, ma suona come la mia Martin, che sono chitarre che costano 2000-2500 euro, quindi è un'ottima chitarra, che io non so suonare bene, però io sono un autodidatta con la chitarra, quindi sono abbastanza una schiappa, sono il classico suonatore da falò, faccio quegli accordi e va bene così. Però un buon senso del ritmo, un buon orecchio, un'ottima musicalità e una bella voce, e canto molto bene, questo mi salva. Perché almeno quello, grazie a Dio. Bene, quindi l'attrezzatura l'abbiamo detta. Country road, take me home to the place. Mi sento. La scelta del posto, numero due, fondamentale. Se vi accorgerete facendo busking che scegliere il posto è il 50% del lavoro. Se scegli il posto giusto, il 50% è già fatto. Perché chiaramente il posto giusto vuol dire gente giusta, vuol dire possibilità per le persone di fermarsi, di ascoltarvi, di darvi più soldi, quindi è tutto meglio, è tutto meglio. Come si sceglie il posto giusto? Allora, per gli artisti che hanno bisogno di uno struscio, quindi di un passaggio di persone, un centro storico, un'area pedonale, sono perfetti. Per quelli che hanno bisogno del cerchio serve almeno una piazza, quindi andare a cercare le chiese, andare a cercare il comune, i posti dove sono molto frequentati, chiaramente agli orari molto frequentati, perché ovviamente scegliere il posto giusto
è bene, ma scegliere il posto giusto nell'orario sbagliato è male. Quindi bisogna avere anche idea di quando la gente passa in quel posto. Come si fa per saperlo? Beh, se non abbiamo la possibilità di verificare con mano il giorno prima, magari andando a vedere, eccetera, eccetera, se troviamo qualcuno che già lo sta facendo, quindi qualche altro artista di strada, fermiamolo e chiediamogli consiglio, quindi a che ora si può andare, quali sono i posti migliori, eccetera, eccetera. Quindi questa è l'altra cosa fondamentale. Poi abbiamo numero 3, repertorio. Pardon. Allora, il repertorio è una bisognerebbe farci un video a parte, è una cosa enorme. Allora, il repertorio vuol dire ciò che tu canti. Io ti parlo adesso da artista di strada che canta e suona con la chitarra. Allora, ciò che tu canti è fondamentale, chiaramente fa la differenza, perché se canti le canzoni del signor Sbruzzichini di Rocca Cannuccia, chiaramente nessuno ti si incula, nel senso, no, avete capito? Cioè, chiaramente nessuno si ferma ad ascoltare delle canzoni che non conosce nessuno. Si parla sempre di hit, si parla sempre di classici, di evergreen, di pezzi che o sono in radio adesso o lo sono stati per tantissimo tempo, quindi tutti le conoscono. È chiaro che se vuoi fare i soldi facendo busking, ti conviene mettere in repertorio almeno un 80% di questi brani. Poi è chiaro che se tu vuoi cantare la canzone del B-side del disco di David Bowie del 68, che l'hanno comprato in 12 e conosci te e il nonno di David Bowie, lo puoi fare, nessuno te lo vieta, il bello del busking è questo, è la grande libertà. Ma sappi che se non trovi l'appassionato folle incallito di David Bowie, in quel momento non fai un euro, è molto difficile che tu lo faccia, a meno che quel pezzo non sia bellissimo e tu lo faccia in un modo particolare che attrae tantissimo l'attenzione, allora magari sì. Però ecco, diciamo, di base, se fai Perfect di Ed Sheeran o, che ne so, Imagine di John Lennon, ecco, sono grandi pezzi che tutti si fermano ad ascoltare volentieri, capito? Se mi fai un pezzo dei Kiss, già magari qualcuno non li conosce, capito? Ecco, se mi fai un pezzo trap, è chiaro che chiapperai un sacco di ragazzini, ma ti perdi tutti gli adulti, che sono poi quelli che sganciano il dinero, diciamocelo. Altra considerazione fondamentale, se sei in un posto turistico o meno, se sei in Italia, in un paesino dove ci sono solo quegli abitanti del paesino, difficilmente se mi fai dei pezzi internazionali che non siano evergreen, tipo Imagine, tipo appunto cose così, difficilmente riceverai il plauso delle persone e le persone ti staranno ad ascoltare per molto tempo. È più facile che se mi fai Gianna, è chiaro che là si fermeranno le persone a cantare con te, a ballare con te, e quindi poi ti prendi più soldi. Però bisogna saper leggere, come dicono gli inglesi, have to read the room, cioè devi saper leggere la stanza, cioè quello che succede intorno. È chiaro che se sei al festival dei teenager, che ne so, a Lucca Comics, o che cacchio ne so, in un posto dove sono tutti ragazzini giovanissimi, e mi fai Adriano Celentano, là non ti si caga nessuno, giustamente. Là mi devi fare Ultimo, mi devi fare Ed Sheeran, appunto, mi devi fare, che ne so, pezzi freschi, nuovi, perché questi che hanno 20 anni, Baglioni non sanno manco chi è, capisci? Se invece mi fai Baglioni davanti alle signore sul lungomare che si vengono a fare il gelato la sera nel paesino, così, là diventi una rockstar, capito? Impazziscono per te, capito? Se mi fai Venditti, se mi fai Battisti, Battiato, questi qua, il Dalla, questi grandi cantatori, impazziscono tutti, di Andrei Guccini, De Gregori, adesso non li sto a dire tutti, ma avete capito. Bene. Quindi il repertorio è fondamentale, ma va saputo adattare anche in base a quello che, diciamo, trovi intorno. A meno che tu non sei uno che dice io voglio fare questo, vado, faccio quello che devo fare e poi me ne vado. Va benissimo, perché è la tua vita, fai come cacchio ti pare, ma sappi che quel giorno non guadagnerai una ceppa se non hai il pubblico adatto a quel repertorio e quindi se non hai una sostituzione, un altro repertorio in sostituzione. Beh, questo era il punto numero 3, repertorio, che fatica. Numero 4, unicità. Anche qua è difficile spiegare cos'è l'unicità, cioè è, secondo me, la capacità di usare ciò che fa di te te.
Faccio un esempio su di me perché chiaramente non posso fare altrimenti. Io nasco attore, oltre che cantante, attore, comico, intrattenitore, animatore, fondamentale, animatore, insomma, così. Quindi cerco di usare ciò che io ho nel mio bagaglio di esperienza di 20 anni stavolta, invece che 2 sono 20 gli anni che ho di palco, cerco di usare tutto quello che ho nel mio bagaglio per coinvolgere le persone, per far ridere soprattutto. Praticamente è questo: se tu le persone non le fai ridere, difficilmente saranno là 2 ore, e invece a me capita che le persone si riescono a fermare quando sono in fase good. Si riescono a fermare per 2 ore, magari uno dei due va a prendere da bere per l'altro. Cioè, è una roba che a me mi manda in pappa il cervello. Dico, ma com'è possibile? Questi stavano là 2 ore, sono stati in piedi, fermi ad ascoltare. Cioè, faccio fatica io a stare in piedi 2 ore a suonare. Pensa tu 2 ore lì a guardare un... Eppure il tempo passa, perché la gente si diverte. Quindi non è solo che sono bravo a cantare o a suonare, ma è che io intrattengo le persone. Quindi tu passi 2 ore... a ridere, a scherzare, conosci altre persone, l'energia circola, ti senti partecipe, perché parlo anche con te, io cerco di parlare con tutti. Io chiaramente ho un grande superpotere, che è il microfono, che loro non hanno. Quindi loro, quando mi dicono una cosa, la sentono quelli vicino. Quando dico una cosa io, la sentono tutti. Quindi io tendo sempre a ripetere ciò che dicono e poi lo commento. Quindi questa cosa fa molto... lo commento in modo comico, ironico, chiaramente, fa molto ridere. Quindi usare la propria unicità vuol dire cercare che cos'è che tu sai fare e che ti piace, che ti viene naturale, che puoi usare in quel momento, oltre al fatto che stai cantando, cioè anche per come cantare, capito? Come cantare, che repertorio fare. Se hai una voce particolare, usala, sfruttala, fai un repertorio che sottolinei e che amplifichi quella voce e quell'unicità, capito? Se sei un tipo timido, eccetera, sfruttalo, sfrutta la tua timidezza, di che sei timido, continua a dirlo continuamente, arriveranno più applausi, arriveranno più soldi, la gente ti darà più energia. Perché? Perché se sei sincero e si vede, quindi non dire una cosa che non è vera, perché si vede, sul palco non si può mentire, è impossibile, cioè si sgama subito, se c'hai un minimo l'occhio allenato, lo sgami subito uno che sta dicendo una roba che non è vera. Quindi se dici la verità, se ti stai cagando sotto e dici, raga scusate mi sto cagando sotto, e mi è successo più di una volta di dirlo, la gente è felice perché si sente più vicina a te, si sente più in contatto, si sente più come te. Ok, quindi non è che tu ti abbassi al loro livello, ma alzi loro al tuo. È questa la differenza. Innalzi loro al tuo livello, perché in quel momento la star sei tu. E ti devi prendere questa responsabilità di essere una star in quel momento, per quelle 2 ore. Ok. Quindi, usare la propria unicità. Numero 5. Fare esordi, esordi, sì, bella la musica e cose, ma noi vogliamo esordi, lascia esordi. Di come si fanno i soldi? Allora, prima di tutto, secondo me, una cosa importantissima è essere bravi in quello che si fa. Più sei bravo e più soldi guadagni. Secondo, l'attitude, la tua energia che ci metti, la generosità. Più dai e più ricevi, questa è un'altra grande regola. La terza è il cartello. Il cartello, oh, questa è una cosa importantissima, ci ho studiato per anni sopra, 2 anni che ogni giorno che vado cambio cartello per cercare di capire quello che funziona e quello che no. Adesso ne ho trovato uno che secondo me funziona molto bene, cioè divido il cappello in 2 parti e faccio un sondaggio dove chiedo quale voti, questo o quello. Quindi la gente, invece di mettere semplicemente 1 euro nel cappello, deve decidere se metterlo per questo o per quello. Può essere, che ne so, Salvini Meloni, può essere Inter Milan. È chiaro che io, per esempio, ero a Palermo, ho messo arancino, arancina. Più è divisiva, più è piccantina la cosa, più fa ridere e più la gente a volte ti dà i soldi anche solo per quello. E questa è una cosa fondamentale, fantastica, perché ti fa risparmiare un sacco di energia, perché se la gente che passa legge il cartello già si fa una risata, è molto più probabile che ti dia dei soldi, è molto più probabile che rimanga a sentirti ed è molto più probabile che torni se stava andando via. Quindi questo è un consiglio che è veramente oro colato. Trovare un cartello simpatico, divertente. Non fatevi, prego, cartelli tipo 5 figli, datemi questo, aiutatemi, sono in difficoltà. Non gliene frega un cazzo a nessuno di te.
Ok, parti da questo presupposto. Se tu il cartello lo scrivi su di te, hai perso. Il cartello devi scrivere su di loro. Il cartello deve essere qualcosa che riguarda chi ti dà i soldi, non chi li prende. Chi li prende già si sta prendendo i soldi. Quindi non fare il cartello su di te. Questa è una mossa di marketing che ho imparato negli anni seguendo dei corsi. Fai il cartello su di loro. Scrivi qualcosa che riguardi loro, possibilmente qualcosa di divertente, che sia una frase, una battuta, uno scioglilingua, quello che ti pare a te. Basta che sia una cosa che riguarda loro. Deve riguardare chi lo legge, non chi l'ha scritto. Ok? Importantissimo. Ultima cosa per quanto riguarda i soldi, io uso la tecnica delle richieste. Io appunto facendo chitarra e voce, io dico: dai, dimmi un cantante. La persona che ti dice un cantante e tu gli fai un pezzo, magari anche fatto bene, è ovvio che ti verrà a dare dei soldi, perché tu hai fatto una cosa per quella persona. Quindi targettizzare le persone e dire: tu che cosa vuoi? Tu dimmi un pezzo, tu dimmi questo, tu fammi quello, tu questo, tu questa cosa qui, avvicina subito. Non è detto che una persona, mi raccomando anche qui l'aspettativa, non è che se una persona ti dice un pezzo e tu glielo fai, poi ti deve dare dei soldi. È molto probabile che succeda, ma c'è un 5% di persone, 10% di persone che nonostante quello non te li dà. O che magari ti chiede, chi rimane lì 2 ore, ti chiede magari 3-4 pezzi. Non è che ogni volta che già ti ha dato magari dei soldi, va a posto così. Però è chiaro che, altra cosa, puoi continuare a chiedergli i soldi. Col microfono puoi dire, che ne so, anche lì in modo carino, in modo divertente, non la mettere su di te. Mettila sempre su di loro, cerca di trovare un modo per farli sentire invogliati a darti soldi. Sapere che te hai il mutuo da pagare, che devi mantenere il cane, che c'ha il tumore, lo devi operare, non gliene frega nulla a nessuno. Non gliene frega nulla a nessuno. Non è la tecnica giusta. La tecnica giusta per fare i soldi è metterlo su di loro. Quindi fare in modo che siano loro a decidere quanto darti, eccetera. Io, per esempio, uso la tecnica dell'applauso. Quando arriva qualcuno con 5 euro, con una banconota, io gli faccio fare l'applauso da tutti. Dico: carta, e tutti, applauso. Quindi la persona che mi viene a portare 5 euro si piglia l'applauso da magari 50 persone che stanno là intorno. Questo è bellissimo perché è su di loro. In più, questo altro consiglio di marketing invoglia tutti gli altri a darmi invece che magari 2 euro, 5 euro, che sono 3 euro in più, allora non gli cambia nulla. Ma a te a fine serata, se tutti ti danno 1 euro o tutti ti danno 5 euro, ti cambia? E come? Perché tu passi dal fare 70 euro al fare 270 euro. Capisci? Quindi con un piccolo trick mentale invogli le persone a essere protagoniste della ola e dell'applauso che verrà fatto se gli porti 5 euro. E quindi tutti ti portano 5, 10, a me è capitato 20, 50. Capita, non è frequentissimo, ma capita. Chiudo dicendo che se vuoi sapere qual è invece il mio approccio un po' anche filosofico, diciamo così, la mia filosofia verso il busking, come io mi approccio al busking e perché lo faccio, ti consiglio di vedere il video che ho fatto precedentemente, quindi vatti a vedere prima quello e qui là ci sono tutte queste cose qui che non ho trattato in questo per rendere le cose un pochino più fruibili da entrambe le parti. Io sono Lorenzo Marte, ti ringrazio di essere stato o stata qui con me, aver visto tutto questo video lunghissimo, spero che ti sia stato utile. Se hai qualche domanda scrivimelo nei commenti, condividi questo video, seguimi, amami, fai quello che ti pare, io sappi che ti voglio bene come se fossi normale. Ciao! Non lascio un libro a metà, non lascio un viaggio a metà. Non lascio una pisciata a metà, ma cosa mi tocca ascoltare? Ma tanto domani si muore, tanto domani si muore, tanto domani si muore. Sì, ma più in là per favore, se non si sente l'odore.